Un giorno particolarmente importante perché segna la vittoria dello Stato con l'arresto di Matteo Messina Denaro, quindi sono particolarmente contenta di poter condividere questa giornata, una notizia così importante, con gli studenti. Lo ha detto l'onorevole Maria Elena Boschi di Azione Italia Viva oggi ad Arezzo per un incontro organizzato dall'Associazione Intratevere e Tarno con gli studenti del liceo coreutico Piero della Francesca, a cui ha spiegato la Costituzione. È la pietra miliare su cui poggia la nostra nazione, il nostro Stato, e il compito importante che hanno i ragazzi e le ragazze non è solo quello di conoscere la Costituzione con il lavoro che fanno a scuola, prezioso, ma farla vivere. In un giorno però così importante per il nostro Paese, in cui è stato assicurato alla giustizia uno dei latitanti più pericolosi e più ricercati al mondo, Matteo Messina Denaro, la Boschi si è espressa anche su questo tema. È il frutto del lavoro delle forze dell'ordine, della magistratura, delle istituzioni del nostro paese di 30 anni e quindi è un risultato di cui devono essere orgogliosi anche questi ragazzi e queste ragazze come lo siamo tutti noi. E poi è un'occasione preziosa per parlare con loro della Costituzione, dei principi fondamentali, di quello che ci tiene insieme come italiani e italiane, un po' la carta d'identità del nostro paese. Di grande successo poi l'incontro con gli studenti del liceo coreutico Piero della Francesca, a cui la deputata ha spiegato la carta che compie 75 anni. Non è più una Costituzione giovane e ne siamo orgogliosi perché di storia e di strada il nostro paese ne ha fatto, la nostra Repubblica, ma dei principi che sono ancora attuali, che possono essere declinati a 75 anni di distanza. Io sono anche molto orgogliosa perché la nostra Costituzione è il primo risultato importante anche di una partecipazione attiva delle donne in politica, non solo perché per la prima volta le donne nel 1946 votarono per il referendum e l'Assemblea Costituente, ma perché furono per la prima volta elette all'Assemblea Costituente e parteciparono dando un contributo importante, penso a Nilde Iotti, a Teresa Noce, a Teresa Mattei, all'importanza dell'articolo 3 della nostra Costituzione che richiede appunto un'uguaglianza sostanziale, non solo formale, tutti i cittadini, anche senza distinzioni di sesso. Senza le donne in Assemblea Costituente quella pagina probabilmente non sarebbe stata scritta. L'educazione civica, l'attuale ordinamento prevede che vengano fatte 33 ore, mi sembra, in tutte le scuole superiori d'Italia. E però che queste 33 ore non prevedono un insegnante come è per la matematica, la letteratura italiana, eccetera, ma vengano suddivise tra tutti gli insegnanti, il che insomma non è proprio facilissimo. Allora abbiamo chiesto e ottenuto, grazie alla cortesia e alla lungimiranza del provveditore di Arezzo, di poter contribuire con queste persone, definiamole esperte della materia, e a riempire le ore di educazione civica di ogni scuola. Sono iniziate questa mattina le operazioni peritali di quella che potrebbe essere la chiave di volta dell'inchiesta, gli accertamenti balistici sul fucile da caccia di Sandro Mugnai. Il fabbro, 53enne, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio aveva ucciso con il fucile da caccia il vicino di casa, Gesim Dodoli, 59 anni, che aveva dato assalto alla sua abitazione con una ruspa nelle colline di San Polo. Al lavoro da questa mattina gli uomini del RIS di Roma e del SIS di Firenze, incaricati dalla procura di Arezzo, che dovranno eseguire la perizia balistica sul fucile regolarmente detenuto per verificare la traiettoria dei colpi sparati e comparare gli elementi raccolti con la versione di Mugnai. La sua verità era stata già cristallizzata nel corso dell'interrogatorio di garanzia di fronte al GIP Giulia Soldini. Il giudice non aveva ravvisato le condizioni della custodia cautelare in carcere e lo aveva rimesso in libertà. Mugnai, secondo il GIP, avrebbe agito per difendere se stesso e le sei persone che erano in casa con lui e che, non potendo fuggire all'esterno, sarebbero potute morire nel crollo del tetto e dell'edificio lesionato dalla benna dell'escavatore. 5 i colpi esplosi dal fabbro, prima una a terra, poi 4 in direzione dell'abitacolo della Rua. Ruspa 3 hanno raggiunto Gesim Dodoli all'addome ed uno alla spalla, come confermato anche dall'autopsia. Adesso la perizia balistica potrà confermare o meno quanto affermato da Mugnai agli inquirenti. Si stanno cercando anche i frammenti dei bossoli esplosi con il metal detector. I risultati, assieme a quelli dell'esame autoptico, andranno così a comporre il quadro accusatorio della PM Laura Taddei, che dovrà decidere se chiedere l'archiviazione per legittima difesa o avanzare una richiesta di rinvio a giudizio. We'll be right back.
Sarebbero 9 gli indagati dalla Procura di Arezzo per gli scontri tra i tifosi avvenuti lo scorso 8 gennaio lungo l'autostrada del Sole nei pressi dell'area di servizio di Badia Alpino in Corsia Nord. La Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo per i reati di rissa aggravata, interruzione di pubblico servizio e attentato alla sicurezza dei trasporti. Rischiano fino a 5 anni di reclusione. Tra i 9 tifosi, 3 sono sostenitori della Roma e 6 del Napoli, già sottoposti al DASPO, il divieto dunque di assistere a manifestazioni sportive. I 9 sono stati identificati nel corso delle indagini coordinate dal PM Laura Taddei, grazie ad una comparazione tra i filmati delle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio e i video circolati sui social in quelle ore realizzati dai cittadini, incrociati poi con immagini registrate al stadio. Il riconoscimento è stato ostacolato in alcuni casi dal fatto che molti dei tifosi erano a volto travisato. Le indagini proseguono e il numero degli indagati potrebbe aumentare. Quanto è bella questa città? È veramente bella. Io pensavo di non essere stata qua, ma quando ho visto la piazza l'ho subito riconosciuta. Sì, io spero di portare fortuna. Grazie. Era il 2019 quando Gina Lollobrigida vestiva i panni della madrina del Raro Festival. La star del grande schermo si è spenta a 95 anni, simbolo della cinematografia italiana. Ha vinto 7 Davide di Donatello, un Golden Globe, 2 Nastri d'Argento e una stella sulla celebre passeggiata delle stelle di Hollywood, diretta dai più grandi registi italiani. Aveva lavorato accanto ai più grandi divi dello Star System. Lascia un figlio, Andrea, avuto nel 1957. Una vita personale molto più travagliata rispetto a quella pubblica. Aveva raccontato anche di una violenza sessuale quando aveva 18 anni. Una diva italiana che da sex symbol si è saputa trasformare in una star internazionale. Una bella vittoria, una gara intensa, una squadra che ha concesso poco al Follonica Gavorrano. È finita 3-1 per gli uomini di Mister Indiani. Mattia Gaddini è stato uno dei grandi protagonisti del match con una splendida doppietta. Sua la rasoiata che ha aperto la strada alla vittoria. Il protagonista del grande match è stata la squadra. Abbiamo fatto una grande gara, penso che l'abbiamo interpretata giusta, nel modo giusto dall'inizio, infatti abbiamo fatto gol subito. E questo era l'obiettivo di oggi, era questo, era venire qua e fare bene, vincere. E l'abbiamo fatto e adesso pensiamo alla prossima gara. È stata una giornata speciale anche perché l'Arezzo con questa vittoria, approfittando anche del passo falso della Pianese, riconquista la testa della classifica. Sì, hai detto bene. E oggi noi avevamo una gara difficile e venire a vincere qua sarebbe stato un bel colpo, lo sapevamo. Loro hanno fatto un passo falso che sappiamo che il campionato è lungo, quindi noi ci crediamo sempre, come ci abbiamo creduto dall'inizio, quando abbiamo avuto dei periodi ci crediamo ogni volta, anche quando vinciamo, e allo stesso modo, quindi niente. È stata una grande vittoria, in più con loro che hanno fatto un passo falso è stato doppio, quindi 6 punti. Un Paolo Indiani che in panchina per tutta la gara sembrava un tarantolato anche dopo il 3-1. A fine match è raggiante per la vittoria e per la testa della classifica riconquistata. Ma è importante, noi che abbiamo dato una grossa dimostrazione oggi, una grossa dimostrazione di forza contro una squadra forte come noi, e tra l'altro eravamo battuta qui nel campo suo, credo veramente, ecco, la squadra ha dimostrato veramente oggi di esserci. Non ha mollato mai un secondo questa squadra, grinta in ogni parte del campo, anche sul 3-1 continuava a cercare il quarto gol. No, anche quando hanno pareggiato loro non ci stava, e pare avevamo già sbagliato 2-3 gol, è il solito discorso, anche oggi un altro rigore sbagliato. Andava chiusa prima, però se doveva finire così va bene così. I 20 minuti iniziali minimo ci deve essere il doppio vantaggio. Se non c'è il doppio vantaggio è chiaro, poi sono traversone, mezzo errore di Lorenzo, però l'altro poi è stato bravo in seguito. Ti ritrovi 1-1, poi c'è il rigore, lo sbagli. Però nell'intervallo, ragazzi, abbiamo detto si vince lo stesso
anche al di là del rigore per dimostrare veramente che oggi ci siamo, perché il primo tempo non poteva finire 1-1. Fortunatamente il secondo tempo è venuto come ci auguravamo nell'intervallo. L'Arezzo calcio femminile cade sotto ai colpi del Napoli femminile nella prima partita del 2023. Al cospetto della seconda in classifica, le Amaranto hanno infatti disputato un buon primo tempo, ma hanno poi subito nella ripresa quando le campane hanno preso il sopravvento, decretando lo 0-2 finale. Al 50esimo l'improvviso vantaggio ospite con De Lestal ha messo la partita in discesa per il Napoli, che poi ha raddoppiato al 77esimo con Gomez. L'Arezzo calcio femminile tornerà in campo domenica prossima per la delicata trasferta sul campo della diretta concorrente Ravenna. Abbiamo preso un gol su una disattenzione, prenderlo all'inizio del secondo tempo dopo comunque aver fatto un buonissimo primo tempo un po' ci ha, secondo me, destabilizzato e purtroppo, non, come ho già detto, non possiamo soffermarci su questo, dobbiamo raccogliere il buon primo tempo che abbiamo fatto e poi si vedrà. Non abbiamo notato differenze nel primo tempo, non c'era differenza di classifica. Sì, le partite si possono fare sempre in tanti modi e in maniere diverse, poi purtroppo gli episodi condizionano le partite. Siamo stati, non voglio dire sfortunati, perché poi alla sfortuna non ci credo, credo che poi la fortuna uno se la crea, però d'altronde la situazione è andata in quella maniera lì, abbiamo subito gol e poi diventa anche difficile reagire in certi momenti della gara. È vero che era passato poco, però dopo 5 minuti e dopo aver fatto un primo tempo quello che avevamo fatto, ci sta di subire un contraccolpo psicologico. Però alle ragazze credo che oggi ci sia poco da dire, possiamo continuare a lavorare, cercare di correggere gli errori, però bisogna essere anche positivi e non creare, diciamo, non cercarci degli alibi o dire che abbiamo fatto male, quando invece la squadra ha fatto sul campo una buona partita. Purtroppo abbiamo perso, dobbiamo renderci conto di questo, accettare la sconfitta, continuare a lavorare, cercare di trovare sempre le cose positive e lavorare su quelle che non funzionano con grande serenità e con la differenza, con quel sorriso che poi ti riesce a far vedere le cose in maniera diversa.